Nella penultima tappa dei trofei MP Exhaust Mass, calcolatrice alla mano, si inizieranno a fare i primi conti e si inizierà a capire chi avrà vinto e chi avrà più possibilità nell'ultimo round a Cremona. Adrenalina 1000, si torna nella cornice del Tazio Nuvolari a Cervesina. Tanti piloti coloreranno questa torrida giornata di fine luglio, ma siamo sicuri che tutti riusciranno a dare il loro apporto per renderla indimenticabile. Ora però è il momento, tutti in sella, non bisogna mollare nulla e sperare fino alla fine, perché per molti di voi i sogni possono diventare realtà. Nei box con Luciano Bisconti, assente il primo round di questa edizione di Moto Estate, e lo troviamo per la prima volta in competizione in questa categoria, giusto Luciano? Sì, primo anno al MES, buongiorno a tutti innanzitutto. Primo anno al MES, un anno che ci sta facendo crescere. Stare con queste leggende del campionato a livello nazionale, il Moto Estate è riconosciuto come il campionato che fa crescere i giovani, ma soprattutto è un campionato molto molto competitivo, un campionato dove c'è veramente tanto da imparare. Battagliare con i mostri sacri, con la gente che ha fatto la storia del motociclismo a livello nazionale in questi circuiti più corti rispetto ai più rinomati e mondiali del Mugello e Misano, ma stare con questa gente è un'enorme, per me, una soddisfazione bellissima e sono contento di farne parte. Siamo con Massimo Bocelli, come vedete questa volta siamo molto rilassati, forse è un momento della giornata in cui occorre proprio un po' di relax. Vogliamo chiedere a Massimo le aspettative che aveva, ormai siamo al quarto round, se tutto quello che aveva, che si era prefissato, gli obiettivi li ha raggiunti e quindi quanto è soddisfatto ad oggi. Ma diciamo che non sono partito molto bene questa stagione, però con l'ultima gara che abbiamo effettuato a Varano ho ricominciato a risalire la china. Questa gara, che oltretutto è doppia, dovrebbe, insomma, vediamo se riusciamo a farla bene, sarebbe importante, ecco, per riportarci a livello della classifica, a livello alto della classifica. Beh, allora, il tracciato a me piace molto, c'è un bel rettilineo di 700 metri, quindi per le 1000 è molto buono. Un bel tracciato, sì, con dei bei curvoni, diciamo che l'unico neo sono un po' gli avvallamenti, e la pista ne ha tanti, e allora è un po' difficile da mettere a punto la ciclistica della moto, ecco. Sì, diciamo che da quel punto di vista non è proprio un tracciato perfetto, come dicevi tu. Sì, diciamo che come tracciato è bello, bellino, tecnico, però appunto ha questo difettino, diciamo, un difetto, ecco. Massimo, a questo punto, se ci portano un buon caffè, direi che è la cosa migliore. Grazie. Sì, ci vuole, per svegliarsi fuori. Al volo con Cristian Brugnoni, dopo questo giro di prova, stanco, stava spiegando... La moto non vuole voltare. Nei due tornantini, da prima, faccio molta fatica per una spinta dal posteriore che mi fa diventare l'anteriore molto, molto pesante, e non riesco a inserirlo, a girarla come vorrei. Si può sistemare questa cosa? Secondo me sì. Proviamo per il turno dopo a fare qualche modifica. Speriamo. Buon lavoro, ci vediamo dopo. Grazie, ciao. Siamo nei box con Giampaolo Cristini. Stavamo chiacchierando prima dell'intervista e mi ha fatto una confidenza. Dice: siamo leggermente in difficoltà. Giampaolo, per quali motivi? Togliamo leggermente, siamo in forte difficoltà. Prima di tutto un problema io fisico, sono caduto con le pit bike in allenamento e mi sono infortunato di una spalla. Questa pista qua, purtroppo, avendo tanti avvallamenti, mi mette in sofferenza. E poi non siamo riusciti a trovare un setup ideale. Se è troppo dura, come piace a me, va sulla spalla; se è troppo morbida, non sento la moto. E quindi non sono contento. L'unica cosa che posso dire è che in gara darò tutto, come sempre, anche se partiamo indietro, e poi a fine gara vedremo dove siamo.
Beh, tu comunque hai un grandissimo alleato, è l'esperienza, la tua esperienza di Giampaolo Crestini. Sì, sono 18 anni che corro, di gare ne ho fatte. E il mio pensiero è solo la prima curva, cercare di frenare dopo gli altri per essere più avanti possibile, perché l'unico jolly che posso giocarmi è essere aggressivo nelle prime 3-4 curve e poi da lì cominceremo a fare una strategia di gara e valuteremo tutto. Allora voglio chiudere dicendo Giampaolo Crestini, la tenacia. Ciao Giampaolo. Grazie, ciao a tutti. Ragazzi, siamo con un grande pilota, si chiama Andrea Maestri. Sta usando una moto nuova da qualche gara a questa parte. Come ti trovi e come senti questo circuito? Beh, allora, innanzitutto saluto tutti, che è sempre bello essere qua. E sì, moto nuova. Vabbè, qua la pista di casa lo sappiamo tutti che ci tengo particolarmente a far bene, qua è la pista che meglio mi rappresenta. Allora, la moto ufficialmente è la seconda gara che facciamo insieme. Abbiamo fatto la prima gara a Varano, qualche test, comunque non è tantissimo che corriamo. Siamo quasi arrivati al livello dell'R1, ma abbiamo ancora del lavoro da fare. Ci siamo avvicinati parecchi ai tempi dell'anno scorso, non sono riuscito a superarmi, l'obiettivo mio era superare me stesso, ma quest'anno non ce l'abbiamo fatta. E niente, comunque ci siamo avvicinati parecchio, 1.19.3, gomma nuova e in qualifica, e posso ritenermi soddisfatto, dai, per adesso. Anche se comunque noi sappiamo che il tuo obiettivo è sempre quello di cercare di migliorarti, quando hai dato 100 vuoi dare 200, poi di più, quello è quello che ti contraddistingue e per noi è quello che fa la differenza. Perché comunque sei un pilota che attira e tira anche le altre persone, per cui è veramente una grande caratteristica e complimenti per questo. Ti ringrazio tanto. Noi ci aspettiamo tanto da te. Grazie. Ok. Domani penso che sarà una bella gara, perché è venuto a fare la wild card Claudio Corti. Va bene. E domani sarà molto dura fare doppia gara con lui, molto. Quindi è meglio che stasera vado a Nanna presto, perché domani ci sarà da darsi di santa ragione. Grande, siamo pronti. Grande, ti aspettiamo domani. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, ciao. È un piacere incontrare ancora Ivano Magnano. Ciao Ivano, tanto caldo, tanta voglia di far bene. Come trovi questa pista dopo questi giri di prova? Ma adesso è migliorata da questa mattina. Questa mattina era parecchio scivolosa. Poi vabbè, io arrivo da un anno di stop per un grave infortunio, adesso sono di nuovo qua e ci sto provando. Sono un po' lento a confronto ai miei tempi migliori, però sto arrivando, sono un secondo dal mio best e allora vediamo un po'. Stai arrivando, diciamo, a soddisfare le tue aspettative? Sì, questa prova, questa qualifica adesso mi ha soddisfatto, perché sono sceso di nuovo di quasi 2 secondi, allora sono più a un secondo dal mio miglior tempo. Ci sarà ancora un'altra qualifica più tardi e punto a fare meglio, perché mi sento la moto, riesco a pilotarla bene. Via. E noi ci aspettiamo tanto da un grande pilota come te. Grazie. Farò il massimo. Grazie ragazzi. Ciao. Ragazzi, Massimiliano Palladino è uno dei più grandi protagonisti degli eventi di Moto Estate. Massimiliano, come sono andati questi primi giri di prova su questo circuito difficile per alcuni versi? Ma meglio rispetto all'ultima gara, meglio, perché iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel, però siamo ancora indietro, ci manca ancora un bel secondino per essere competitivo, però va già meglio. Tanto lavoro da fare, ma la grinta non ti manca, le forze anche, per cui ci aspettiamo tanto da te. Va bene, speriamo domani di riuscire a far bene. E noi saremo lì ad aspettarti. Grazie Massimiliano. Grazie, ciao, ciao, ciao. Siamo nei box con Gabriele Perri. Stavo cercando di capire il suo stato d'animo, ma faccio un po' fatica. Facciamocelo raccontare da lui. Allora, siamo un po' più carichi della stagione passata fino adesso. Stiamo continuando con questo nuovo progetto con Ducati. Piano piano stiamo sempre migliorando un po' di più e speriamo di arrivare in fretta al traguardo che ci aspettiamo. Adesso stiamo lavorando ancora a fondo, partiamo un po' indietro in gara, cercheremo già di far meglio e speriamo di andare avanti così. Io sinceramente ti vedo un po' più carico delle altre volte. Sì, questa gara ce la sentiamo un po' di più e speriamo di portarla in fondo come ci aspettiamo. Sarà così, ci vediamo a fine gara. Grazie Gabriele. Grazie a voi.
È tutto pronto per il quarto round in quel del MES. Siamo a Cervesina, 2805 metri di percorrenza. Si sono terminate le qualifiche per quanto concerne la 1000 Open Stock. Abbiamo visto dei tempi veramente interessanti a partire dal poleman Andrea Maestri, che ha stampato un 1:19.389. Super tempo per un grandissimo personaggio del MES sulla sua onda, ma soprattutto è lui che detiene il record della pista. Con un tempone in questo caso pronto a bissarlo. In seconda posizione abbiamo Claudio Corti, che ha strappato un 1:20.081, 692 millesimi. Sarà prontissimo a dare battaglia molto probabilmente allo stesso poleman. E a chiudere la prima fila Pasquale Moggi, 1:21.089, un secondo di distanza da Corti, tantissimo, 1:07 da Maestri con la sua Ducati. Ad aprire la seconda fila abbiamo Cristian Brugnone, 1:21.329. Lui si trova a 240 millesimi da Moggio e deve per forza di cose spingere per cercare di rientrare nella classifica finale della competizione. In 1:21.329 al suo fianco Massimiliano Loris Palladino, 1:21.571, 242 millesimi da Brugnone per Palladino, anche lui con la sua moto Yamaha, con la numero 35, pronto a dare del filo da torcere diretti contendenti. A chiudere la seconda fila Massimo Boccelli, 1:21.587, 16 millesimi di stacco da Palladino. Anche qui grandissima lotta, penso presumibilmente per la terza piazza, perché si andranno ad accodare tutti quanti a Moggio, sono tutti quanti sull'1:21 questi piloti e sono pronti a battagliare. Apre la terza fila Luciano Visconti, attenzione anche a lui perché è pronto a battagliare, 1:21.617, lo dicevo, 30 millesimi da Boccelli, vicinissimo per Visconti col numero 55 targato col suo modello Yamaha della RB Moto Racing. Perry in ottava posizione, anche qui 1:21.737, 120 millesimi, è questione proprio di inezie su Visconti e se le daranno di santa ragione in gara. Evidentemente anche Gabriele con la sua numero 41 e poi William Venezia con 1:21.905, 168 millesimi del Aprilia TTN, il club un po' più distaccato. E poi iniziamo ad avere in quarta fila Giampaolo Cristini ad aprirla. Giampaolo ad esempio ha un tempo un po' più alto, 1:22.617, ci stacchiamo un po', 712 millesimi dell'NTR Team sulla Yamaha, ed è, anche lui dovrà essere pronto a rientrare diciamo in quel filotto di personaggi che se le daranno di santa ragione, come abbiamo detto in precedenza. Pino Capraro, 1:22.855, 238 millesimi da Cristini, molto lontano dal poleman Dart Race Yamaha. Simone Cornia a chiudere la quarta fila in 1:22.967, 112 millesimi da Capraro. E poi abbiamo l'ultima fila chiusa da Scotti, 1:23.341 per Scotti, 374 millesimi da Cornia sulla Yamaha. E a chiudere Ivano Magnano, 1:23.601, è cresciuto molto Magnano, 260 millesimi da Scotti, Bisalta Drivers Cuneo Yamaha, anche lui sarà pronto sicuramente a non rimanere in ultima posizione e vi aspetto per il doppio turno. Anche qui si deciderà tantissimo con un personaggio favoritissimo che è Andrea Maestri. Ben ritrovati, siamo qui a Cervesina, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ciao Gianluca. 1000 Open Stock, pole position di Maestri, che è anche il detentore del record della pista. Al suo fianco Corti e Malfatto, seconda fila Moggio, Visconti, Brugnone, poi Palladino, Boccelli, Perry. Queste si vanno ad incastrare come i piloti e sta per iniziare tra poco la gara. Andre ci darà tante soddisfazioni, bandiera rossa, via, partiti. Eccoli qui, i piloti e i nastri di partenza. Attenzione perché c'è un Claudio Corti che ha deciso di fare un cambio, si trova in questa categoria e potrebbe essere un ago della bilancia. Lo ricordiamo che Claudio Corti è una wild card in questo caso, mentre ci troviamo un po' con Ivano Magnano, invischiato nelle ultime posizioni. Ivano... Corti fino a qualche gara fa aveva fatto la 300 Cosmic. E invece oggi si trova in questa! Che volo! Caduto, ha perso, penso, il posteriore. Posteriore, ha dato gas, forse gomma ancora un po' freddina. Rivediamo. Sì, gli è proprio partito il posteriore, sì. Poi sì, è andato giù, insomma. Non una bellissima caduta.
Speriamo nulla di grave. Esatto, l'importante è nulla di grave per Ivano Magnano, che partiva dall'ultima posizione, 1:23.601. Comunque un tempo di tutto rispetto, mentre vediamo che i piloti probabilmente si accingono a rientrare. Faranno pit lane e poi si riparte. Ci sarà il restart. Andre, volante, attenzione, perché qui la situazione di classifica è un po' diversa, perché Maestri sta rientrando in qualche maniera, ha bisogno di fare punti per poter provare ad accingersi a attaccare, a zannare quella che è la prima posizione. E questo appuntamento di Cervesina potrebbe anche cambiare in qualche maniera quella che è la situazione. Quindi dobbiamo stare attenti, aperti a qualsiasi possibilità, con una grande defezione, perché non c'è Bartolini. Eh già. Quindi non è arrivato Bartolini, che potrebbe perdere qualsiasi chance, però sappiamo che si fa sulla doppia, che si fa soltanto sulla singola. Quindi 12 giri, tutti d'un fiato, eccoli qua, siamo pronti per il restart, Andre. Esatto. E a questo punto gas a manetta, perché si sta per ripartire, Andre. Si accendono i semafori, si spengono, la bandiera verde dietro, ancora no, perché si sta per accingere a ripartire con la defezione di Ivano Magnano. E a questo punto via, partiti! Vediamo la partenza. Prima era partito benissimo Claudio Corti, riparte ancora, benissimo Claudio uguale. Corti. Grande partenza. C'è uno start Corti che riesce subito a partire forte e lasciar correre la moto lì alla prima curva, quello che serve. Mica da ridere, grande partenza da parte di Claudio Corti, che ricordiamo, Andre, per l'ennesima volta, per chi non lo sapesse, essere una wild card, quindi la sua vittoria dovesse arrivare non andrebbe a far punti, importantissimo però adesso capire come si vanno ad incastrare i vari piloti che hanno fatto 1:19 e 9 Maestri per la pole, anzi 1:19.3 Maestri per la pole, 1:20 Corti, però Corti ha avuto un grande spunto e sappiamo essere un volpone da gara. Eh beh, sì, questo senza ombra di dubbio, poi abituato anche a gare abbastanza lunghe. Ricordiamo che oggi ci sono appunto gara 1 e gara 2, sono un po' più corte del solito, però comunque due appuntamenti sempre molto molto impegnativi. Sempre molto impegnativi. Va Corti e cerca subito in qualche maniera di iniziare a mettere tra sé e l'avversario qualche metro che gli può servire, che è fondamentale per poterlo staccare, per riuscire in qualche maniera ad avere un margine importante. Ricordiamo l'avversario essere sempre il buon Andrea Maestri, che stava in seconda posizione, ma malfatto terzo, Moggio, Loris sarebbe Palladino quinto, Brugnone, Cristini, Visconti, Boccelli, Venezia, Cornia e poi via via un po' tutti quanti gli altri, Andre. Sì, stiamo notando come già stanno tentando di scappare via Corti e Maestri rispetto, guarda già quanto margine si sono presi, anche perché vanno ad un tempo decisamente più importante rispetto agli altri. Viaggiano sull'1:20, gli altri sono sull'1:22, almeno per quanto riguarda il primo passaggio. E già qua capisci che i due secondi se li sono già mangiati. Esatto. Ma se li mangiano, divorano. Incredibile, ragazzi. Incredibile, siamo nemmeno al secondo giro, Andre, ci sono almeno 5 secondi di stacco rispetto a Malfatto & Co. Sì, io penso che da qua a fine gara, se dovessero continuare a martellare su questo ritmo, faranno il vuoto di sicuro. Nel frattempo Perry, siamo live con Perry, che sta cercando di rientrare in qualche maniera posizioni, anche perché poi ci sono dei piloti che mal digeriscono questo circuito, ce ne sono alcuni che vanno molto più forte su questo, alcuni che proprio non lo digeriscono, e uno di quelli, ad esempio, faccio riferimento alla 1000, non alla 1000 MS, ma è Torchio, che va fortissimo a Varano, qua va non Brugnone. Così forte Brugnone, passa Moggio, mentre i tempi sono 19.6 Corti, 19.8 Maestri, 22.2 Moggio. Cioè, siamo già ai tempi quasi della qualifica. 2.6. 2 secondi e 6 di scarto e qua se ne danno di santa ragione Brugnone. Palladino. Anzi, Palladino. Dentro. Si affaggia e lo passa. Palladino su Malfatto, mentre Brugnone si mette a caccia anche lui. Su Moggio si sta formando un trenino mica da ridere, Andre. Per la terza piazza. E lì poi calcolatrice alla mano, stessa cosa, perché qua calcolatrice alla mano per davvero ci si diverte. Sì. Sarà da vedere. Brugnone scatenato. Brugnone scatenato. Brugnone passa
e vediamo intanto. Malfatto è stato risucchiato, sì. Due posizioni ha perso, incredibile. Sì. Oh, qualche errorino forse che si sta formando questo microgruppo o macrogruppo, che dir si voglia, dove non si stanno staccando tantissimo, dove si stanno formando delle posizioni tali per cui bisogna mantenerle, mentre siamo live nel terzo giro. Ande tra poco verrà ultimato da quei due cavalloni davanti che vanno ad un ritmo indiavolato. Eccoli che passano, ma sono vicinissimi. Sono vicini, ma sono lontani dal terzo. Sì, infatti vanno 19.7, 19.6. Sta passando adesso Moggio, ad esempio, 22.5. 21.2 Palladino, però. Sì. 21.2 Palladino, 21.6 Brugnone. Se non altro c'è speranza che dietro ci possa essere una gara. Però mi viene da pensare, Andre, se Moggio va a quei tempi, tra poco si attarda e lo perdiamo. Altro che gara per la terza. Sì. Questo indubbiamente... hai ragione. Nel frattempo si può un po' interpretare le traiettorie leggermente diverse tra Maestri e... Sì, l'avevo notato anche live durante la gara. Proprio hanno modo di interpretarle diverse. Che soprattutto però poi, la prima curva. Bravissimo. Che però poi alla fine, se li vedi, si avvicinano molto. Guarda qua! Maestri entra dentro! Maestri passa! Grande sorpasso! Da parte di Maestri su Corti, vediamo se Corti dà la paga di nuovo. No, non riesce ad entrare. Vediamo se è Maestri che chiude questo giro davanti a Corti o se Corti sfrutta la scia. No, non riesce. Forse Maestri riesce a mettersi davanti a Corti. Attenzione, perché diventa importantissimo per Maestri arrivare primo. Ripeto e ribadisco, Andre, Maestri così facendo sarebbe primo comunque, ma forse è ripassato Corti? No, ancora no. No, ancora Maestri no. Davanti, Corti secondo, si allinea dietro, Palladino davanti, terzo Brugnone, quarto stanno staccando la compagnia facendo dei buonissimi giri. Guarda. Mamma, Corti si sta appaiando. Adesso siamo a metà gara, sì, adesso. Beh, ha fatto bene Maestri a sorpassare in questo momento e adesso Corti non starà lì. 22.2 Palladino, Andre, e Brugnone fa 21.7. 5 decimi più forte, sta provando a mettersi lì alle spalle. Occhio, perché Moggio ha avuto un passaggio a vuoto prima, secondo me. Fa 21.7 adesso, si è rimesso di nuovo a martello ad aspettare le spalle di Palladino. Ti chiedo tra poco, non è che Palladino magari sta facendo da tappo? Ma... oppure si appaiano sui tempi, sì, e basta. Secondo me sì. Guarda intanto come si avvicina. Si avvicina tantissimo Corti. Ci sono dei punti dove Corti davvero si appaia, sì. Si accoda a Maestri. Ci sono dei punti dove Maestri riesce ad allungare. Sì, lì nel doppio sinistra una velocità di ingresso e di percorrenza Corti un po' più elevata rispetto a Maestri, mentre lui la frena un pochettino di più e ha più spinta poi nella parte in uscita. Eccoli qua i magnifici, tra un po' diventano quattro: Palladino, Brugnone, Moggio, Bisconti che si sta avvicinando, mentre Maestri tiene ancora la posizione. Quinta tornata, 20.3 Corti, 20.5 Maestri. Hanno alzato un po' i tempi, però un pelino qua Corti lo vedo che si avvicina tantissimo, lo appaia ma decide forse di aspettare pur di sorpassarlo, gli mette pressione. Sì, secondo me esatto, sta domanda, semplicemente facendo, Andre, quel giochino. Risposta sì. Secca però, sì. Perché Maestri se vince rientra in corsa magari per la lotta finale, visto che Bartolini ha mollato. Sì. Ma Maestri non converrebbe farlo passare, visto che ha già tanto margine, e accontentarsi della seconda piazza, perché poi... Sì, però... quando Malfatto, glielo... crollo intanto da parte di Luca Malfatto, stranissimo, da parte sua... scavalcato anche da Venezia in questo caso. Esatto, no, dicevo, sì, potrebbe essere sensato adesso per noi che siamo a tavolino, però quando sei in pista digli a un pilota... Non puoi farlo quel ragionamento. Digli a un pilota che vuole, vuole stare davanti, ci prova, è normale. Ci prova ed è normale! Intanto andiamo un po' coi tempi, quinto giro, 21.5 Moggio, altro che ha mollato Moggio. Ha avuto... un passaggio a vuoto nel terzo giro, 22.3 Palladino, che sta diventando un problema. E come se sta diventando un problema, qualche slow motion intanto con i piloti. Massimo Bocelli è questo. Di testa, un tuo amico? No, lo conosco, ho riconosciuto la moto. Ecco, quello Bocelli. Cristini. Esatto, Giampaolo Cristini. Stavano combattendo in precedenza nella parte iniziale per quanto riguarda una gara che sta dando tante soddisfazioni, tanti piccoli spunti, grandi spunti importanti, soprattutto in vista di quella che può essere poi
La classifica in finale, questo è Gabriele Perri. Perri che ha girato in 22.4. Stanno migliorando tutti giro dopo giro, Andre. Eh sì, Palladino. Sì, qui Brugnone dietro. Dietro, sì, questa è proprio la fase in cui iniziale. Sì, l'avevamo visto all'inizio. È interessante il fatto che stiano migliorando mentre quelli davanti hanno fatto benissimo. Adesso si stanno la calmando. Prima fase, esatto. Cioè, se le stanno dando con rispetto. Bella questa, sì. È vero. Si stanno rispettando tantissimo e questa è la cosa più importante. Noi siamo sempre qui a evidentemente commentare Andre, ma la cosa più importante è che non si faccia mai male a nessuno. Beh, certo, questo è come rispetto, anche in pista ci vuole questo. È giusto che vinca il migliore, sempre nelle dovute misure, ecco. Nel frattempo siamo tornati, eccolo lì. Corti è ripassato. Guarda, bravissimo. Come sta esterno, maestri. Come è stato esterno Corti. Mamma mia, che passaggio Brugnone su Palladino. Che passaggio. Però è un po' larghino. È un po' larghino. Era un po' largo. Hai visto come si è infilato Palladino? Mamma incredibile. Mia. Qui addirittura Corti ha il tempo di girarsi a guardare. Maestri, anzi no, è ripassato Maestri che si è girato tranquillo a guardare Corti, come per dire, dai che ci accompagniamo fino alla fine della gara, dai che ci divertiamo e facciamo divertire anche quei due che stanno commentando lì. Brugnone intanto un po' staccato, è passato Moggio, Andre, ha avuto uno spunto Moggio, è passato su Brugnone, occhio Palladino Moggio, mamma punto, mia, ci sono dei punti. Ci sono dei punti incredibili dove si avvicina e ci sono dei punti dove l'interpretazione di Maestri della curva è completamente diversa e gli dà una paga incredibile da un'altra parte a Corti. Questo fa parte del gioco delle parti, come diceva il buon Luigi Pirandello. Esatto. Come diceva Pirandello, il gioco delle parti, Palladino non sta giocando più. Settima tornata tra poco e viene ultimata! Scavalcato da Moggio. Io l'avevo detto, Moggio ha un passo indemoniato. Negli ultimi passaggi Moggio stava volando. Attenzione a Corti. Di nuovo Corti su Maestri. Vedrete Maestri Corti, ma non è così. Perché Corti lo ha riscavalcato. Vediamo Moggio. Intanto Moggio terzo. Corti su Maestri. Vediamo frenate. Maestri rientra dentro. Ma quanto ci stanno facendo divertire. Al tazzo Nuvolari. Cervesina ripassa Corti. Si riaccoda Maestri, incredibile Andre, perché secondo me sta provando a riscavalcarlo qui interno e ce la fa ancora. Ma vediamo se rientra dentro Corti, che spettacolo. Si stanno divertendo. Intanto dodicesima posizione, stava lottando con Perri che però lo ha scavalcato e lo sta anche distaccando e di gran lunga. Giampaolo Cristini in dodicesima posizione. Sto iniziando a perdere la voce, sappi. Bravo. Per colpa tua. Urla meno. Dobbiamo urlare perché sennò non ci sentono. Dobbiamo urlare perché è uno spettacolo quello del MES. Ha preso una bella sbandata. Ha preso un'imbarcata, Maestri. Allora rientra Corti. E questo è il motivo per cui lo vedete davanti. Ed era qui che Corti guadagnava tantissimo. Ed è qui che è una delle prime volte che lo troviamo davanti. Esatto. E qualche piccolo metro lo ha preso. Non so se è decisivo poi ai fini finali, ma quella sbandata chissà che non gli dia qualche metrino importante da giocarsi fino alla fine della gara. Mentre arrivano sul rettilineo finale, e sì, 20-3, Corti 20-9, Maestri, quindi vuol dire che ha perso qualcosa evidentemente. Claudio Corti ha preso margine, vediamo se è un margine che tiene fino alla fine. Ma guarda, sì, continua a guardare l'interpretazione diversa della prima curva. Ma quella sbandata secondo me no! Largo. Si è già riavvicinato tantissimo, Maestri! Guardalo! Entra, no! Gliela rischiude, mamma mia ragazzi! Mamma mia, Andre! Bello! Mamma mia! Mi sto mettendo mani nei capelli perché sta facendo una roba incredibile sti due. Sì, quello... Oh, è rientrato! È entrato! Che colpo da parte di Maestri su Corti! Che sorpasso sulla S veloce, bravo! Bellissimo sorpasso di Maestri che continua a voler dettar legge su quella che lui dice giustamente essere la sua pista, quella dove ha maggior attitude. Corti dietro, gli si riaccoda perché probabilmente vuole riscavalcarlo. Allora vediamo se gli mette pressione. Maestri cerca di respingere a mittente la pressione,
non si allarga per non dare la scia, non riesce a darla, doppia chicane. A questo punto tra poco escono fortissimi e qui, ah no, qui siamo con Malfatto, sì. Malfatto ottavo che sta provando ad andare all'inseguimento di Venezia. Malfatto che ha avuto un buonissimo spunto, era terzo Andre, poi ha faticato, ha arrancato un pochino, è vero. Come arrivano al final lap? Appaiati, è ripassato di traverso Corti, ma che ha fatto Corti, una magia dal cilindro di Corti. Maestri di serie a coda, ma non ci vuole stare sicuramente, siamo all'ultimo giro, hanno percorso 27 Corti, 21 Maestri, si è ripreso con gli interessi tutti e sei decimi che si era preso. Guarda, ho bisogno di una camomilla alla fine della gara. Guarda come ne interpretano diversi. Corti più largo, Maestri più stretto, non lo scavalca. Corti davanti, guadagna qualche centimetro, importantissimo per lui. Eh sì. Io penso che stiano facendo una tirata incredibile, stanno andando fortissimo, le telecamere indugiano su Brugnone che ha perso totalmente. Moggio e Palladino, Brugnone infilato da Bisconti, occhio. Infilato da Bisanzi, no, non è Bisconti, sai che era Venezia addirittura forse? Forse sì. Nel frattempo ha preso qualche decimo Corti, che quello che serve sul rettilineo poi. Esatto. E allora vediamo se Maestri cerca di riprendergli la scia. Lontano. Mi sembra lontano. Chicane, pelo e contropelo tra questi due che sono andati di santa ragione. Bellissima gara. Mentre eccoli qui. Final lap, vediamo se alla fine riesce a sfruttare la scia. Maestri, no, vince Claudio Corti. La Manche deve accontentarsi, Maestri, la seconda piazza. 19-3. Sì, ma guarda il vuoto, non c'è più nessuno. 19-3 Andre Corti, 19-6 Maestri. Dietro arrivano Moggio e Palladino. Quindi vedi. Brugnone tiene la quinta piazza. Spuntano Venezia e Bisconti. Mamma mia. Ti volevo rispondere a una domanda che non mi hai fatto. Il le calo gomme. Delle gomme. Ma quale calo di gomme? No, se ci pensi, questi hanno fatto 19-3 all'ultimo giro. Forse il best all'ultimo giro. Sì, quindi è il best. E vedi, quindi voglio dire la gomma. Ma che domanda ti faccio, io stupida? Vince Claudio Corti, secondo Andrea Maestri, che però si riaggiusta. Se non altro la classifica, la situazione per quanto riguarda la classifica. Terzo, Super Pasquale Moggio. Diamo le coppe al cielo, un applauso per i ragazzi della Mille Moto Estate.